a mezz'ora, perché non vuole durare di più, perché vuole innanzitutto riprendere il dialetto. Dialetto che senza responsabilità alcuna è stato trascurato negli ultimi 50 anni, vuoi scuola, vuoi televisione massificante o unificante, non è colpa di nessuno e noi stiamo cercando di fare sommessamente, umilmente questa operazione. Siamo avanti lo stesso. Tutto nasce, questa manifestazione nasce come un tentativo di rivitalizzare l'isola madre, come la chiamo io, l'isola antica, l'isola, la città vecchia, l'isola che è lo scrigno identitario della nostra cultura, dei nostri caratteri. Noi stiamo facendo questo tentativo di recupero, proprio per rafforzare il nostro senso di appartenenza. Ripeto, non è colpa di nessuno, quest'isola è stata un po' negata, l'hanno messa di lato, non volevano guardarla, invece è tutto qui ed è da qui che dobbiamo ripartire. Oltretutto c'è questo questa di consapevolezza, perché questo non può essere altro che un momento di consapevolezza. Non ci sono altre caratteristiche. La nostra città è, non dico io che ne sono innamorato come voi tutti e che quindi il mio giudizio si sarebbe sicuramente di parte, la nostra città è naturalmente di turismo, ma tanti tipi di turismi che sono sotto gli occhi di tutti. Tra capoluogo e provincia noi abbiamo uno spettacolo. Io dico che questo è quello che, quando dico turismi, c'è un turismo che è paesaggistico. Questa città fa innamorare dovunque la si guardi, Mar Piccolo, Mar Grande, i ponti, i tramonti, non hanno bisogno di spiegazioni, basta solamente viderli e rimangono impressi dentro. Abbiamo 2700 anni di storia, non è un caso che io questa sera indossi questa maglietta, perché 706 è l'anno di fondazione della nostra città, con tutto il rispetto per chi non è di Taranto, ma 2700 anni di storia comunque ci sono, e sono tutti in quest'isola, perché l'isola era, provate a immaginarla senza costruzioni, l'isola era soltanto un arcipelago, era uno scoglio, e poi hanno incominciato a scavare sotto per costruire sopra. Nell'isola ci sono i cosiddetti ipogei, ci sono delle persone come Marcello Veracini, come soprannome questo Filonide, e poi spiegherò chi è stato Filonide, che ha rimesso su un ipogeo, si è indebitato fino a tutto, è onore da fare, perché questo ipogeo ormai ne parlano in tutto il mondo ed è uno spettacolo, perché su tre livelli c'è la storia di Taranto, 2700 anni. Hai visto tu? Ci sono addirittura i muri proprio scavati dagli spartani, tutto documentato. Poi abbiamo la Valle d'Itria, Martina, tra Locorotondo, tra Cisternino, tre paesi di tre province diverse, e la Valle d'Itria è anche un bene che adesso, se Dio vuole, sarà riconosciuto come patrimonio universale dell'UNESCO, e quindi sarà tutelato e protetto come è giusto che sia. Poi abbiamo 80 km di coste che vanno da Castellaneta Marina fino a aiutatemi, a Vetrana, Torre Corinena, quella zona lì, 80 km di coste che incontrano i gusti di tutti quanti, perché c'è il litorale sabbioso profondo, ci sono le baie, ci sono le calette, ci sono gli scogli, grazie a Dio ce ne sono tutti i gusti. Poi ci sono le gravine che sono uniche, signore, stiamo parlando di cose, di elementi naturali, che sono qui, Castellaneta, Massafra. Le gravine sono uno spettacolo, perché sono dei microsistemi meravigliosi. Io non sapevo nemmeno che nelle gravine abitassero, vivessero delle specie che noi non vediamo, non conosciamo, che abbiamo visto e letto soltanto su dei libri. Abbiamo le oasi, c'è un'oasi nel secondo centro di Mar Piccolo dove vendono i fenicotteri rosa, che a dirlo veramente vengono i brividi. I fenicotteri rosa o le gru che si fermano lì a quell'oasi del WWF che sta nel secondo sino di Mar Piccolo. Poi che dire più? La gastronomia, l'enogastronomia, ne dobbiamo parlare. A
abbia uno spettacolo non solo per gli occhi ma per il gusto. Da dove partiamo? Dagli elementi di base, l'olio, il primitivo, il vitigno autoctono che abbiamo soltanto noi, grazie a Dio, ed è conosciuto in tutto il mondo, che i toscani hanno venduto per anni, per decenni, dicendo che era Chianti, ma era il nostro primitivo. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una presa di coscienza, di un momento di consapevolezza, perché queste cose sono qui, sono sotto i nostri occhi, sono la nostra storia e il nostro territorio. I latticini delle Murgi, la carne di Laterza, di Crispiano, la carne al fornello, che si innamorano tutti, l'ortofrutta, i sottoli, gli agrumi, come li vogliamo chiamare se non benedizioni? Benedizioni, per chi crede, benedizioni di Dio, per chi no, è destino, ci siamo trovati qui, grazie a Dio. Poi Taranto potrebbe essere addirittura meta di, e questa è una cosa di cui ne vado fiero perché penso che molti di voi l'ascolteranno per la prima volta, potrebbe essere anche meta di turismo religioso, perché è vero, noi abbiamo dei culti tipo San Cataldo, il nostro santo patrono, una personalità carismatica, gerarchica, fortissima, abbiamo Sant'Egidio che è nato qui, è nato a Taranto Vecchia ed è diventato grande a Napoli, addirittura facendo miracoli e prodigi. Ma abbiamo una santa, e io sfido quanti di voi sanno che noi a Taranto abbiamo una santa, non so come si chiami perché è una scoperta di poche ore fa, Santa Sofronia o Sofronia, è una santa riconosciuta dalla Chiesa cristiana, una santa anacoreta e martire, una donna che ha preferito una vita di stenti, ha preferito fare penitenza andando a vivere per tutta la vita su San Pietro. Incredibile, è una cosa nuovissima, io non lo sapevo e oggi saltavo dalla gioia perché è una cosa bellissima, è una cosa straordinaria, era un'eremita praticamente, che è assurda agli muri degli altari. Poi che dire, le ceramiche frontaliesi che si vendono a New York, ne vogliamo parlare? Questa arte non è più artigianato, è arte che arriva dall'altra parte della terra e apprezzano in tanti. Cosa dire? Va da sé. Addirittura, insomma, io potrei continuare perché vedo che si fa golf internazionale a Castellaneta, che ci sono dei centri estivi internazionali. Potrei continuare, cioè c'è tanto patrimonio materiale, ma c'è anche tanto patrimonio immateriale. Come siamo venuti su, cosa abbiamo respirato, cosa abbiamo mangiato, il nostro modo di vivere. Beh, questo vuole essere soltanto un momento di consapevolezza, niente di più.